tappe del Giro d'Italia in Campania, una che arriva a Napoli, una che parte da Pompei, che toccano dei comprensori molto ampi, tutta l'area flegrea e tutto il Nolano, con un impatto molto importante sui comuni, sui territori, dal punto di vista turistico, dal punto di vista di valorizzazione dei beni culturali. E questa è un'occasione, perché questo è il terzo anno consecutivo che abbiamo il Giro d'Italia in Campania, e lo sport è un grandissimo veicolo di promozione ma anche di rafforzamento dell'identità della nostra grande area metropolitana, che diventa luogo di bellezza e di veicolo dei valori della nostra, delle nostre città. Protocollo che rafforza la cooperazione e la collaborazione, che è sempre più solida tra tutti i comuni di questa straordinaria area metropolitana. Lavorando tutti insieme in perfetta sinergia possiamo ottenere risultati veramente eccezionali. È assolutamente fondamentale utilizzare il Giro d'Italia, che è una delle più grandi manifestazioni sportive del mondo, non solo d'Italia, che quindi legherà in maniera indissolubile la città di Caivano, la comunità di Caivano, a degli elementi di positività. Fino ad oggi purtroppo Caivano è stata legata e non per sua volontà a delle cose brutte. Si sta cominciando a fare un discorso diverso, e sicuramente il Giro d'Italia e il ciclismo come sport, indipendentemente dalla manifestazione internazionale, è una garanzia di liceità, di educazione e di disciplina. Ringraziamo il sindaco Manfredi per averci voluto coinvolgere, perché indubbiamente Caivano in Italia ce ne sono tante, non è solo la Caivano situata a livello geografico in Campania. Da Caivano deve uscire una rivoluzione, una storia che coinvolga tutte le Caivano d'Italia, affinché la legge, le regole, l'assistenza alle famiglie fragili, deboli, diventino consuetudine.